Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Nel corso dell'ultima seduta centrale il tema della guerra in Ucraina con una seduta straordinaria del Consiglio. Questo sarà uno dei temi che andremo ad affrontare all'interno di questa puntata. Seduta straordinaria del Consiglio regionale per condannare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Conferimento del gonfalone d'argento a Rondine, cittadella della pace. È iniziata con un minuto di silenzio la seduta straordinaria del Consiglio regionale dedicata all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Al centro dell'aula due bandiere, quella del paese sotto attacco e quella arcobaleno della pace. Nonostante le differenti sfumature politiche sul tema, la seduta si è conclusa con l'approvazione all'unanimità della mozione comune che esprime la più ferma condanna per l'invasione avvenuta in violazione del diritto internazionale, la piena e totale vicinanza e solidarietà alla popolazione civile colpita dal conflitto e a tutti gli ucraini che vivono e risiedono in Toscana. L'atto esprime anche solidarietà a tutti i manifestanti russi che per aver espresso pubblicamente la loro contrarietà all'azione militare promossa dal Cremlino sono stati arrestati. Sono molto soddisfatto. Ieri sera parlavo con il presidente Fedriga. Tutte le regioni stanno cercando di agire con unità e la Toscana oggi ha fatto la sua parte con una risoluzione che da un lato si esprime con una valutazione di assoluta condanna verso quell'aggressione che Putin ha animato verso un popolo che in modo democratico si era scelto i propri organi di governo, che stava vivendo il suo percorso di sviluppo e di crescita e che senza giustificazioni plausibili è stato aggredito e invaso, come purtroppo nella peggiore tradizione che la storia ci insegna, penso all'aggressione dei Sudeti nel 38-39 da parte di Hitler. La Toscana è pronta ad accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina, lo farà mettendo a disposizione gli alberghi sanitari impiegati durante l'emergenza Covid. Saranno in prevalenza donne e bambini che arriveranno. Noi li accoglieremo negli alberghi sanitari. Ancora, diciamo così, il senso dell'accoglienza si è sviluppato nei paesi confinanti e conseguentemente Polonia, conseguentemente la Romania. Non c'è ancora un vero e proprio arrivo di ucraini. Non ci dobbiamo aspettare una situazione tipo quella dell'Afghanistan, quando eravamo con i nostri aerei a organizzare l'arrivo e quindi ben a programmare. Ce li dobbiamo aspettare da un momento all'altro, perché magari arrivano con un pullman che chissà chi guida, con forme assolutamente non conosciute con cui arrivano qua, ma a quel momento dobbiamo essere pronti. Noi abbiamo voluto premiare Rondine, cittadella della pace, perché è un luogo di costruttori di pace, si sensibilizzino chiunque ha possibilità di scegliere per perseguire questa strada. E poi il messaggio che la Toscana continua a essere terra aperta ed accogliente, come sempre stata nella sua storia. Siamo pronti ad accogliere da subito i primi profughi e lo faremo mandando anche un messaggio forte, che è quello di creare momenti di sensibilizzazione nelle scuole, coinvolgendo le ragazze e i ragazzi, perché senza la pace non c'è futuro per i nostri territori. Io penso che un governo come quello italiano, in queste ore proprio le parole del presidente Draghi vanno esattamente in questa direzione, possa avere più forza se tutte le regioni che compongono il nostro paese vadano esattamente in questa direzione. Noi siamo stati i primi a fare questo consiglio straordinario, ma sono certo che anche altre regioni daranno il loro contributo. Vediamo ancora una volta quanto sia necessario che l'Europa abbia sempre di più, che si doti di una politica estera e di una politica di difesa comune, che associ le proprie politiche per avere un'indipendenza energetica, magari legata alle fonti più rinnovabili, che sia quello spazio che diventi quel soggetto politico, così come i costituenti l'avrebbero voluta e come ci ha lasciato in eredità David Sassoli. Vale a dire un'Europa che sia lo spazio della politica, della democrazia e della pace. Credo che ognuno di noi, ad iniziare da rappresentanti delle istituzioni in questo senso, devono sentirsi impegnati a lavorare. Questa guerra così feroce e così ingiusta stava producendo dei morti anche civili e con una ferocia senza precedenti che rimette le lancette indietro di tanti anni
E oggi però è importante, arriva un segnale forte dalla Toscana in maniera unitaria a tutte le forze politiche, votano un documento che condanna fortemente quanto la Russia sta facendo in termini militari, che mette in discussione il livello di sovranità e di autonomia di un popolo, di una democrazia che sta faticando ma che sta resistendo. Da parte nostra ovviamente il sostegno nei confronti del popolo ucraino, la disponibilità ad accogliere tutti coloro che riusciranno a fuggire, i profughi, dare una forma di assistenza, di accoglienza e soprattutto una Toscana che grida con forza che serve la linea diplomatica, che serve la pace, una Toscana che prova anche a raccontare quello che sta succedendo anche alle nuove generazioni, ai ragazzi che per la prima volta si trovano di fronte a una guerra che purtroppo viene comunicata costantemente sui social e ne deforma anche la rappresentazione tra chi vuole negarla e chi vuole enfatizzarla. È un messaggio che sicuramente è inutile per quanto riguarda il recepimento di chi effettivamente dovrebbe recepirlo, cioè gli attori del conflitto. Però è un messaggio importante che non deve mai mancare. Io ho parlato anche di pensare, anche come Regione Toscana e come Consiglio regionale Toscana, ad un tavolo permanente della pace, dove veramente dobbiamo capire che cosa significa guerra. Oggi i nostri volontari che operano nel settore del volontariato, nelle situazioni di post-conflitto, pre-conflitto e non solo, quindi quelle del conflitto, operano in oltre 100 paesi del mondo, quindi insomma la guerra è un tema molto ampio. È chiaro che quando la guerra è vicino a casa nostra la sentiamo di più. Oggi a livello mediatico abbiamo anche un'attenzione sicuramente che ce la fa percepire in maniera più diretta, però è chiaro che questo è un tema che deve avere, soprattutto in un Consiglio regionale, una valenza permanente. Ovviamente noi l'abbiamo detto fin da subito, siamo a favore dell'accoglienza di tutti coloro che scappano dalla guerra, ma la Lega questo l'ha sempre detto, non solo in questo caso. In questo caso si tratta soprattutto di persone anziane, donne e bambini, ma crediamo che non solo l'Italia ma tutta l'Europa debba fare la sua parte per cercare di aiutare quelle famiglie che stanno lasciando la propria casa non perché lo scelgono, ma perché temono per la propria vita e per la vita dei propri figli. Vediamo un fenomeno che è incredibile, donne, bambini, anziani che si spostano e cercano riparo oltre confine e uomini che rientrano nel proprio paese per combattere una guerra, per difendere quella che è casa loro. Quindi in una situazione di questo genere è certo che chi ha i paesi vicini, ma tutta l'Europa, non si può voltare dall'altra parte. In fin dei conti l'Ucraina è un paese che si sta avvicinando molto all'Occidente, all'Europa. Non dobbiamo sottovalutare le preoccupazioni della Russia, perché è sbagliato, perché comunque le abbiamo lasciate un po' troppo in disparte, forse rispetto all'importanza che avevano già qualche anno fa. Pensiamo oltretutto che le sanzioni alla Russia possano essere utili, perché devono ovviamente essere minate a non incentivare la guerra, ma a trovare un regime di trattativa che poi porti il prima possibile al cessate il fuoco. Però devono essere sanzioni intelligenti, perché noi per primi rischiamo di rimetterci, non possono essere sanzioni boomerang. Tutti puoi dividere sulla politica, sull'economia, ti puoi dividere sulla gestione della sanità, come abbiamo fatto in maniera netta fino ad oggi con le forze politiche che sostengono il governo Draghi. Ma ci sono eventi che non ti possono far dividere. Quando uno Stato estero invade l'Europa, quando uno Stato estero invade militarmente, unilateralmente l'Europa, ti entra in casa, è naturale che tu ti schieri a difesa dei tuoi alleati e dei tuoi fratelli. E l'interesse nazionale italiano è oggi quello di essere a difesa dei confini europei. Quindi non esiste una opposizione e una maggioranza quando si tratta di difendere la sovranità di uno Stato, in questo caso la sovranità europea. Ecco perché Fratelli d'Italia non ha fatto una piega e in maniera netta e precisa si è schierata a difesa dell'Ucraina. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torzelli, interviene anche sul tema dei profughi che dall'Ucraina arriveranno in Toscana. Per troppo tempo si è puntato il dito contro la destra, dicendo la destra razzista, xenofoba, brutta e cattiva, non vuole accogliere i profughi. Noi oggi siamo stati quelli che hanno chiesto che nel documento unitario votato in Consiglio regionale venisse esplicitamente fatto un riferimento al dovere
di accogliere i profughi in fuga dall'Ucraina, perché tu sei profugo e io ho il dovere di accoglierti e di farti star bene, di farti sentire a casa e di farti sentire vicino, per quanto possibile, a uno che scappa abbandonando tutto, ovviamente, quando tu fuggi da una guerra. È chiaro che siamo di fronte a una situazione estremamente delicata, non sappiamo quelli che saranno gli sviluppi da qui a poche ore. Ci sono però anche dei contraccolpi che tutta questa situazione sta portando nel nostro sistema economico soprattutto. Questa mattina ho tenuto a precisare come, pur di fronte a gesti assolutamente condivisibili di condanna di tutta questa vicenda e quindi della nostra massima aspirazione a che ritorni la pacificazione in quell'area, noi rischiamo di subire un contraccolpo economico rilevantissimo. Ed è il momento questo che anche la Regione Toscana si faccia sentire, convocando, credo, il prima possibile, almeno lo auspico, lo riterrei opportuno, tutte le associazioni, i sindacati, per fare un fronte comune affinché veramente si pongano in essere tutte quelle azioni, quelle iniziative che in qualche modo possano fare anche da contraccolpo a una situazione che sul fronte dell'import, dell'export, ma anche sul rincaro delle materie prime, delle fonti di energia, che già nei mesi passati hanno fatto sentire il loro carico su imprese, aziende e anche sui cittadini, ecco, questi sono temi che credo dovranno comunque sia essere affrontati. La condanna verso questa aggressione incredibile nei confronti dell'Ucraina deve essere ed è stata unanime, ferma, solida e inflessibile, ma dovrà essere declinata soprattutto in solidarietà e vicinanza a tutta la comunità ucraina, quella che ancora oggi si trova nel paese natale, in questa situazione incredibile per il nostro secolo, ma anche alla popolazione che risiede stabilmente in Italia, in Toscana. Una solidarietà anche morale e concreta. L'Istituto degli Innocenti di Firenze si sta già preparando per accogliere, grazie al Ministero degli Affari Esteri italiano e al Ministro Luigi Di Maio, si sta preparando ad accogliere i bambini che sono sempre le vittime incolpevoli più fragili di questi conflitti. Però questa solidarietà dovrà essere accompagnata anche da una riflessione seria di quelle che sono le dinamiche internazionali, in un ruolo più forte che deve essere invocato dall'Unione Europea, che deve avere una politica internazionale unita nei confronti di situazioni di questo genere. Dobbiamo continuare a ragionare in termini di diplomazia internazionale. Personalmente io credo che l'invio delle armi, prima ancora degli aiuti umanitari, non sia, anzi non deve essere una delle mosse strategiche della comunità internazionale nei confronti di questo conflitto. Noi non dobbiamo soltanto invocare la pace, noi dobbiamo produrla. Io l'ho detto prima e l'ho detto con grande forza, noi dobbiamo tenere in considerazione che all'interno di un contesto mondiale la Russia per noi è un partner. Non è soltanto un partner perché fornisce gas, perché fornisce materie prime, ma è un partner perché fa parte ormai dell'Europa, in un contesto dove noi abbiamo l'India, la Cina, gli Stati Uniti d'America e l'Europa nel suo complesso. E in questa Europa nel suo complesso i trattati commerciali, i rapporti con la Russia, tenendo sempre in considerazione che la forza, cioè l'invasione dell'Ucraina, è da condannare. Quindi questo è il presupposto dal quale noi partiamo. Poi le considerazioni di carattere geopolitico, e sono anche di considerazioni di carattere economico, non possono non valere nel ragionamento che noi abbiamo fatto in Consiglio regionale, con la grande delusione che chi perde qua è il mondo intero, ma anche la diplomazia italiana, con un ministro degli affari esteri che non è all'altezza, perché i conflitti non è che si risolvono quando sono già partiti, dobbiamo essere in grado di prevenirli. Il gonfalone d'argento del Consiglio regionale della Toscana è stato consegnato a Rondine, cittadella della pace, per l'impegno con il quale la realtà presieduta da Franco Vaccari da 25 anni forma, nel piccolo borgo situato nel territorio aretino, giovani provenienti da tutto il mondo per favorire la risoluzione non violenta dei conflitti, il confronto, il dialogo e la pace. È un grande riconoscimento perché Rondine da 25 anni parla toscano, quindi in tutto il mondo quando andiamo si vede, si coglie immediatamente l'interesse per un'esperienza che è in Toscana e parla il linguaggio della cultura toscana. Nelle interlocuzioni che hanno fatto crescere Rondine con oltre 30 paesi del mondo c'è questo riconoscimento. Con la Regione abbiamo fin dagli inizi collaborato per la nascita e lo sviluppo di Rondine, però oggi questo è un riconoscimento che sancisce un lungo percorso fatto insieme, ma soprattutto rilancia verso il futuro, verso le sfide che abbiamo davanti a noi.
Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione. Questa era la nostra ultima intervista a Cronache e Commenti. Torna la prossima settimana.